Siamo con Maurizio dei Calandra e Calandra. Oggi è stato presentato un video di Siciliano Tipo Sciano, una canzone in siciliano che avete registrato e avete pensato bene di fare un video. Oggi Alcamo ha visto il vostro video. Sì, diciamo siamo molto soddisfatti per quello che è accaduto oggi, perché abbiamo avuto e abbiamo visto una grande partecipazione di gente, il video è piaciuto, anche noi eravamo emozionati a assistere alla prima su uno schermo gigante, vedere un po' quello che abbiamo fatto, tutti i sacrifici, tutte le cose trascorse in quei momenti. Devo dire che è stato molto emozionante. Per un attimo dico, una lacrimuccia è scesa leggermente, ma ci può stare perché, ripeto, mi sono emozionato tantissimo. Un buon lavoro, il brano sembra che sia piaciuto, quindi speriamo bene per il futuro. Curato nei minimi particolari, un palco che poi si è riempito per la gioia un po' di tutto il pubblico, di bambini che vi hanno accompagnato in una canzone siciliana. Sì, questi bambini ormai ci seguono da diverso tempo, per noi è anche motivo di aggregazione, speriamo che da loro possa partire qualche altro musicista e in futuro possa portare avanti sempre la nostra lingua, le nostre tradizioni, quindi benvengano queste iniziative. E poi che dire, devo ringraziare tutti quelli che ci hanno aiutato, che hanno collaborato per questa grande produzione, a partire da Alessandro Ferrara, da Massimo Cangelli, Stefano Scordio, Ivan Fiore, tutti quelli che ci hanno collaborato, Federica Ferrero che ha condotto benissimo sul palco, che dire, solamente grazie a tutti. E siamo con Giuseppe dei Calandra e Calandra, oggi un momento molto emozionante, ti abbiamo visto per un istante con gli occhi lucidi, specialmente quando è stato proiettato il backstage. Fortunatamente avevo gli occhiali comunque, Salvatore, per cui questo qua mi ha dato tantissimo. Una cosa che volevo ricordare invece, che mio fratello purtroppo ha dimenticato, era la partecipazione di Angelo Russo, che è del commissario Montalbano, che è stato sicuramente la ciliegina sulla torta di tutto questo grande lavoro che abbiamo fatto. Una grande fatica, ma poi una grande soddisfazione. Oggi appunto il teatro pieno. Guarda, mente serena, stiamo cominciando a valutare tutto quello che è successo e posso dire che è stata una cosa bellissima, meravigliosa, emozionante, come tu hai ben detto, e che ora con il senno del poi lo rifarei di nuovo e ricomincerei di nuovo tutto da capo. Non so, questo porterà gioia al nostro regista che sicuramente ha dovuto combattere anche contro di noi per realizzare tutto questo, però sicuramente sarà una cosa che vorremmo ripetere e riprovare. Ecco, una prima fila piena di personaggi importanti, tra cui anche il presidente della provincia, il sindaco di Alcamo e altri personaggi importanti della politica locale. Io penso che le istituzioni oggi ci hanno fatto un grandissimo e immenso piacere, hanno partecipato veramente e spero che questo sia un input anche per loro per collaborare con noi. Noi puntiamo tantissimo con l'aiuto, perché tutto quello che è stato realizzato di tasca nostra, per cui ora speriamo che nelle istituzioni ci possa essere la possibilità di dare questo aiuto per continuare questo lavoro che noi sicuramente vorremmo portare avanti. Alessandro Ferrara è un regista alcamese, questo ci fa molto piacere perché ha capito in fondo quello che erano le esigenze dei Calandra e Calandra per presentare questo video, questa canzone che è in siciliano, e chi meglio di un regista siciliano, chi meglio di un alcamese poteva interpretare questo pensiero. Sì, assolutamente, tanto il videoclip sicuramente è una scommessa vinta, nel senso che appunto qualche mese fa, quando abbiamo iniziato a lavorare al progetto, Maurizio e Giuseppe mi hanno presentato il loro brano che mi è subito piaciuto fin dal primo ascolto, perché è un brano riuscitissimo e spero che piaccia anche a chi lo ascolterà. Il videoclip ovviamente è solo un supporto al brano che già funziona di sé. È stata una scommessa vinta perché appunto quando abbiamo cominciato così a ragionare a come farlo, insomma, alle prime idee che cominciavano a venirmi nella testa, a frullarmi, che mi ispiravano, insomma, un taglio così particolare come questo che poi abbiamo realizzato, sembrava quasi impossibile riuscire a farlo. Io infatti devo anche fare i complimenti a Maurizio e Giuseppe per la tenacia, la passione e il cuore che hanno messo per questa operazione, perché sicuramente io ci ho messo la mia, ma senza di loro, che hanno, diciamo, abbastanza massacrati durante la lavorazione, probabilmente non saremmo riusciti a portare questo risultato che poi oggi abbiamo presentato e che è piaciuto a tutti per fortuna, e speriamo che piaccia anche ad altre piazze dove vorremmo cominciare a proporlo. Ripeto, il brano già funziona di suo, il video è soltanto un supporto ulteriore al brano, in modo che ci sia un altro mezzo, che è quello appunto cinematografico, video,
che dia forza al brano e lo porti, insomma, un po' in tutto il mondo, ci auguriamo a questo punto, perché insomma sappiamo che poi loro sono molto seguiti anche dai siciliani sparsi appunto in tutto il mondo, e questa chiave degli alieni appunto che per loro sfortuna, per loro fortuna, trovano un siciliano interpretato da un ottimo Ivan Fiore, poi appunto tutta la squadra è stata all'altezza dell'operazione. Decidono poi alla fine di trasformarsi loro stessi in Calandra e Calandra, quindi non so se i veri Calandra e Calandra poi sono gli alieni o sono veramente Maurizio Giuseppe, non lo so più a questo punto. Stavo dicendo, un video che poi alla fine risulta leggibile come un film, breve ma un film, quindi molta fatica, molto lavoro, e ti sei avvalso anche di collaboratori abbastanza importanti, specialmente nella foto. Assolutamente sì, assolutamente sì. Poi è una mia un po' fissazione in tutti i videoclip, i video che faccio, dargli sempre una storia, perché c'è un po' la tendenza sempre a fare vedere soltanto i cantanti che suonano, che sì, va bene, però mi sembra un po' banale come soluzione. Io voglio sempre cercare di raccontare una storia. Siccome già il brano funziona di sé e racconta già una storia, ho voluto dargli una marcia in più. Assolutamente tutto lo staff, il cast tecnico e artistico, come dicevo prima, è stato all'altezza della situazione. Ringrazio anche Massimo Cangelli, il direttore della fotografia, che ha fatto un ottimo lavoro e che siamo riusciti a rendere cinematografico quello che poi nasceva come digitale. Abbiamo girato in full HD, però poi la pastosità dell'immagine per fortuna è venuta fuori, e anche insomma tutte le persone che hanno collaborato al videoclip è come se ci avessero dato l'energia giusta che ha creato poi il frutto appunto di questo duro lavoro di 5 giorni e 5 notti di produzione, in cui praticamente non dormivamo la notte pur di portare avanti il lavoro e non fermarsi. E c'è stata appunto un'ottima fotografia, e questo è sotto gli occhi di tutti, e insomma spero che chiunque lo veda piaccia il lavoro. Federica Ferrero oggi ha avuto l'incarico di presentare questa manifestazione che si presentava, dove si presentava questo video dei Calandra a Calandra. Dico, viene appositamente dal Veneto ad Alcamo per presentare questo video, l'emozione. Assolutamente sì, sono stata l'unica straniera in terra siciliana oggi, trapiantata dal Veneto, ma diciamo che insomma frequento la Sicilia da un po', amo Alcamo, ormai diciamo che sono un'alcamese adottiva e amo in particolar modo i Calandra e Calandra. Ho seguito anche la produzione del videoclip, diciamo sono stato un po' un aiuto regista, quindi oggi sono stata molto contenta poi di presentare questa manifestazione. Sono anche contenta di farmi un po' portavoce, spero di essere anche un po' portavoce nella mia terra di quella che è la musica dei Calandra, quindi portare un po' di sicilianità anche al di fuori della Sicilia, anche in altre parti d'Italia. Auguro a loro veramente di riuscire nel loro intento di portarla un po' in tutto il territorio nazionale e anche all'estero, perché se lo meritano, fanno un lavoro bello che non è solo quello di riscoprire le tradizioni di questa terra, ma soprattutto quello di diffondere un bel messaggio anche per i siciliani che non sono qui ma si trovano nelle altre parti d'Italia oppure all'estero. Quindi auguro a loro sicuramente un successo grande con questo brano. Una giornata che è diventata elegante ed importante per la tua presenza sul palco, quindi praticamente tutto è diventato più elegante con la tua presenza. Di questo ti ringrazio, diciamo sì, volevamo fare uno spettacolo che insomma intrattenesse anche il pubblico presente, che fosse un po' diverso dalla semplice conferenza stampa che a volte si fa insomma in queste occasioni, quindi fare un'oretta e mezza di intrattenimento per, in questo caso per il pubblico di Alcamo, che fosse un'occasione per presentare il videoclip, per presentare questo brano che poi insomma resta nella testa e nell'orecchio in modo molto facile, quindi tutti quelli che sono usciti oggi dal teatro sicuramente già le avevano nelle orecchie, quindi abbiamo voluto trovare questa chiave anche per parlare in maniera diversa con i protagonisti del videoclip, che non fosse solo appunto la classica conferenza stampa un po' così rigidina, quindi abbiamo voluto arricchirla con pezzi di canzoni, con qualcosa di molto più simpatico, sicuramente anche sostenuto a parte da Maurizio e Giuseppe, che sono bravissimi, anche dalla presenza dei protagonisti del videoclip, da Ivan Fiore che è simpaticissimo, quindi insomma abbiamo cercato di fare un buon prodotto e sono molto contenta che sia piaciuto a tutti gli spettatori che erano al teatro. Un'ultima domanda quasi secca: ma noi siciliani, per voi veneti, siamo così strani? Ma devo dire la
la verità che siete forse un po' strani all'occhio del Veneto, ma in realtà ogni, poi io amo moltissimo le caratteristiche specifiche di ogni territorio. Io poi sono mezza veneta, mezza romagnola, ho vissuto in Lombardia, ora vivo a Roma, quindi amo molto le caratteristiche territoriali, quindi è una cosa su cui mi soffermo molto. E devo dire che voi avete delle caratteristiche specifiche molto spiccate, quello sì, che sicuramente balzano all'occhio di chi sta da un'altra parte. Strani, lo diciamo, strani. Massimo Cangelli è il direttore della fotografia di questo clip. Tu hai detto che praticamente la Sicilia ha una luce già di per sé pronta per la fotografia, e in effetti molti registi, quando vengono a girare dalle nostre parti, scoprono questa particolare luce. Secondo te perché? Perché comunque ha questo fascino di avere una luce che riflette tantissimo, è molto calda, ci aiuta tanto anche nel determinare la qualità dell'immagine, no? Di solito noi la ricreiamo, cerchiamo sempre con delle luci artificiali di interpretare la stessa luce con una tonalità molto forte. Quello che abbiamo fatto in questo videoclip, anche perché l'abbiamo girato in un periodo, cioè a metà febbraio, dove sicuramente non era la stessa luce che possiamo avere durante l'estate, anche, faccio esempio anche al tramonto, dove la luce è molto calda. Abbiamo cercato di supportare con le nostre possibilità di ottenere comunque la stessa qualità. E poi in questo video abbiamo utilizzato praticamente delle nuove tecnologie che ci permettono, in full HD, in digitale, una macchina fotografica, rispetto alle tecniche cinematografiche, abbiamo ottenuto un file di alta qualità e anche in fase di colorazione, in fase di post produzione. Abbiamo portato il tutto anche a un periodo, diciamo, più sul vintage, perché comunque ci aiutava a non distaccarci molto da tipicità della terra siciliana, no? In più poi sull'innovazione futuristica, che è l'astronave, dove i calandre, che sono comunque gli alieni, hanno condotto un po' il videoclip. Certo, la strumentazione moderna per voi sicuramente sarà di grosso aiuto, ma è più importante registrare su pellicola, per quanto riguarda, parlando della fotografia, o appunto con questi nuovi mezzi di registrazione? Guardi, sicuramente in pellicola si ha un risultato ancora più eccellente, più di qualità ancora più alta e di definizione. Non sempre si ha la possibilità, anche come budget, di poterlo fare, e noi credo in questo progetto abbiamo dimostrato che si può anche ottenere un ottimo prodotto, anche grazie alla collaborazione un po' di tutto staff, in particolar modo anche di Calandra, e poi io ho partecipato a questo progetto perché ho creduto anche, mi piaceva anche questa sfida di fare il tutto con un low budget, diciamo. Grazie ad Alessandro Ferrara che mi ha proposto un po' questo progetto, ho deciso di partecipare, e credo che il risultato che ho visto oggi a teatro, c'era veramente tantissima gente che ha accolto il videoclip con successo. Questo è il futuro del cinema, secondo te? Credo di sì, ci stiamo avvicinando tanto. Tanto foron chiovi, un corpo li capiti, mi sciavano la scitti, ma giusto li baffetti, un altro li quasetti.